Salve a tutti carissimi amici, bentornati in compagnia del Guerz. E di Flavio, ciao a tutti. Oggi, carissimi amici, vi portiamo la recensione di questo Super ROG Phone 8 Pro. Uno smartphone che volevo provare da tempo e che non ho provato. L'ha provato Flavio, ovviamente, troppi smartphone in questo periodo. Tutte le recensioni sono sul sito, mi raccomando, evosmart.it, trovate tutti i link, insomma, veniteci a trovare che... Se io e Flavio ci stiamo facendo un bel mazzo per portarvi tutte le recensioni possibili. Sono state settimane convulse, vero? Sì, queste? Molto. Tra l'altro, attenzione, due messaggini. Il primo, saremo al Mobile World Congress tutte e due, quindi bella roba. Ma nello specifico, mi raccomando, sabato 3 febbraio, voi amici milanesi, ore 11 presso Media World di Milano Certosa, bottega Xiaomi, faremo un evento con voi, quindi ci saranno 15 smartphone a disposizione per essere testati da voi. Faremo foto lì all'evento, insomma proverete lo smartphone, lo toccherete con mano. Redmi Note 13, la Series, ci saremo sia io che Flavio. Quindi link Eventbrite qua nella descrizione del video. Iscrivetevi solo se interessati perché, vi ripeto, posti sono limitatissimi, anzi sta andando quasi sold out, lo volevo dire anche qua nel canale YouTube. Finalmente ti vedono anche a te e ti conosco. Detto questo ragazzuoli, qui abbiamo l'Asus ROG Phone 8 Pro che, come vi ho detto, è uno smartphone che volevo testare tantissimo. Meno tamarro quest'anno, più sobrio, molto più smartphone classico, smartphone normale, però ci sono comunque dei LED nella parte posteriore. Bianco sarebbe stato fighissimo, secondo me, invece è nero opaco. Anche perché bianco esiste solo la versione liscia, ROG 8 non Pro. Esatto. Il Pro l'hanno fatto solo nero. Quindi fateci sapere intanto nei commenti cosa ne pensate di questo smartphone, mettetevi comodi, tutti i link sono in descrizione, poi trovate anche il tasto mi piace, potete condividere il video con i vostri amici e se vi va iscrivetevi anche al nostro canale YouTube. Iniziamo subito. Beh, io inizierei a parlare di estetica e design perché qua c'è un pochino da dire su questo smartphone. Perché secondo me Asus ha voluto aprirsi, per così dire, anche ad un'utenza con dei gusti estetici diversi. Quindi chi ha voglia di giocare ma non vuole per forza farsi riconoscere a giro per il mondo, optando per un design molto più sobrio e, devo dire, quasi elegante, sicuramente premium, perché il vetro satinato dietro, anche se scivola, è veramente molto molto bello. Sì, tra l'altro troviamo dei LED qua nella parte posteriore che indicano ROG, quindi lo smartphone, l'ora, il meteo. Poi addirittura prima avevo fatto partire un video su YouTube e veniva tutta, sai, l'onda dell'audio. Sì, anche se te fai, le foto, ad esempio, dietro compare il logo della fotocamera. Ed ti sgamo proprio, eh? No, è settabile. È normale. Nelle impostazioni, questo si chiama Anime Vision, l'hanno chiamato, ed è completamente settabile. Puoi settare separatamente le impostazioni a schermo acceso e schermo spento. Eccolo qua, sì, viene fuori infatti. Ti dico le bugie, scusami. No, aspetta, 83%. No, non viene fuori, sto facendo le foto però, Guarda. Viene fuori sempre le solite cose. Ma si vede che dipende da come... Te l'ha già disattivato, Lui l'ha già disattivato. Sgamato subito. Comunque, a parte questo... È carino però, dai. Sì. Troviamo due USB di tipo C, perché qui ragazzi ci potete attaccare anche degli accessori esterni. Dentro in confezione abbiamo trovato la ventolina per raffreddare la parte posteriore. E con questo Snap 8 Gen 3 forse ce n'è il bisogno. Con anche i due trigger per utilizzarli nei giochi e quant'altro. Insomma, e replica anche la Type-C e il jack audio, così se usate delle cuffie cablate avete il jack audio direttamente sotto e non laterale, perché c'è anche quello laterale. E le due USB servono appunto per avere un'impugnatura più comoda. Te lo carichi e stai impugnando il telefono ai lati, non hai l'ingombro del cavo a destra che ti dà noia. Asus ha pensato a tutto. Tra l'altro jack da 3,5 perché sì, chiama... Che è una rarità. Esatto. E sai cosa? Grazie ai codec che supporta sia Bluetooth che anche a un DAC di buonissima qualità, si sente bene. Io ho usato sia le cuffie cablate di Sony sia gli auricolari Bluetooth ed è veramente meraviglioso a livello audio. Ricezione parte telefonica, come l'hai trovato come smartphone? Molto 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 bene, come sempre ho usato con Iliad e con Uno Mobile. E ti dico, anche in ambienti chiusi, a volte frequento, non so, c'è un bar dove vado, dove spesso il segnale cala e con alcuni telefoni mi ritrovo addirittura in 3G,
ho preso l'iPhone, lui non ha battuto ciglio. E anche il Wi-Fi 7, io ho avuto il Wi-Fi 6e, non Wi-Fi 7, ma va alla grandissima. E soprattutto anche nell'altra stanza avevo prestazioni veramente molto molto alte. Poi, come dicevo, Bluetooth che funziona benissimo, Bluetooth 5.4, pochissima latenza, codec ad alta fedeltà che sono supportati, cioè veramente non ho proprio niente da dire, non c'è niente di cui lamentarsi sulla connettività di questo telefono. Batteria da 5500 mAh, ricarica rapida 65 watt, quindi non abbiamo una super ricarica rapida. Però in mezz'ora è carico, sì. C'è da dire una cosa, ora non so com'è l'autonomia, poi ce lo racconti, però io è tipo una mezz'oretta che sto utilizzando questo smartphone, è sempre tiepidino, sì. Non è mai freddo. E te lo confermo, proprio nell'uso quotidiano, anche senza fare grosse cose, è un po' tiepido. E la stessa cosa che mi è successa con OnePlus 12, per cui immagino che fondamentalmente questo Gen 3 abbia ancora bisogno di affinamenti sia dal punto di vista delle temperature che nei consumi. Diciamo, in una giornata media dove sono stato molto fuori, si fanno tra le 4 e le 6 ore di schermo. 6 ore se sei in casa sotto wifi, che per 5500 mAh di batteria secondo me non sono tantissimi. No. Quando scalda tende ovviamente anche a consumare un po' più del dovuto, e nel gaming questa cosa è ancora più evidente. Beh, c'è da dire però che per quanto riguarda le performance, nude e crude, questo smartphone è forse il telefono più fluido che io abbia mai visto in vita mia. Cioè, veramente una roba pazzesca. È impressionante. I task non vengono mai chiusi, eppure rimane sempre, sempre, sempre fluido. Ma non è solo una questione di fluidità, è proprio la velocità nell'apertura delle applicazioni, nelle animazioni, che probabilmente volutamente, no, sono fatte in modo un po' ruffiano per sembrare ancora più veloci, ma non ho mai visto un'incertezza. Puoi fargli fare mille cose. Mentre facevo uno stress test, ho fatto il test del throttling, no? Durante il test del throttling gli stavo dando un po' fastidio, stavo aprendo le applicazioni, facendo altre cose, niente, né un micro lag, proprio niente. Merito anche, ovviamente, del refresh dello schermo, che è altissimo. Sì, refresh rate ragazzi a 165 Hz, tra l'altro. E 165 Hz se lo metti fisso, quindi se lo metti variabile va da 1 adattivo, a 120 LTPO. Sì, esatto. Display molto molto buono, è un 6.78 pollici e soprattutto a bordo abbiamo, oltre a bere Snap 8 Gen 3, in questa versione che abbiamo noi, 1 terabyte di storage, 24 GB di memoria RAM, che scendono a 16 nella versione a 512. Sì, scendono, per modo di dire. Sì, in effetti sì. Era da tanto non provavi un Asus. Il software come l'hai trovato? Ma sai che avevo già provato, no, lo Zenfone, e qui l'interfaccia sostanzialmente è quasi uguale, a meno di alcune personalizzazioni estetiche, no? Nei temi, nelle icone, nel tema scuro e le app dedicate, di cui magari parleremo dopo. A me piace perché è una giusta via di mezzo tra un software abbastanza semplice, stock, però ha tante personalizzazioni. Puoi addirittura decidere, no, lo stile della tendina, se ti piace più quello di Android stock o quello personalizzato da Asus. Puoi usare icon pack di terze parti. Secondo me è un software a cui non manca veramente niente. Ci sono tanti settaggi per il display, per non far affaticare gli occhi. È anche possibile settare in modo molto dettagliato, programmare proprio la modalità di riduzione della luce blu. E mi è piaciuto anche la funzione che hanno ora, ultimamente altri telefoni la stanno riprendendo, che mentre te usi lo schermo, tramite la fotocamera anteriore, lui sa che lo stai ancora guardando e non si spegne, che è una cosa a volte fastidiosa e succedeva prima. Di Samsung qualche anno fa aveva introdotto questa cosa. Sì. Quindi a me il software piace. Se devo dire cosa invece non mi convince, le sole due major dichiarate, 4 anni di patch che vanno bene, ma due major forse sono un po' pochi, perché superiamo i 1000 euro e insomma sarebbe giusto dare un po' più di aggiornamenti magari, quindi speriamo che Asus riveda questa politica. Le app invece che parlavi prima? Allora, una figata incredibile è che applicazione per applicazione te puoi andare a settare veramente qualsiasi parametro, ma per qualsiasi intendo, addirittura la sensibilità del touch, che puoi differenziarla da un gioco all'altro.
puoi andare a mappare, perché lui ha anche dei trigger touch nella parte alta, e te puoi andarli a settare sia fuori dal gioco che anche mapparli nel gioco. Puoi anche decidere se tagliare la parte della fotocamera, in alcuni giochi sì, in alcuni no. Quindi non lo so, ci sono dei giochi dove il pallino della fotocamera dà fastidio a qualche comando, te puoi decidere che solo per quel gioco puoi andare a tagliare quella parte lì. Figo. Quindi è veramente davvero tanto tanto dettagliato, ed è, si vede che è proprio pensato per gente che gioca. Ci sono anche dei profili fatti dagli utenti che te puoi importare, quindi puoi sfogliare nel catalogo e importare, quindi dei profili già pronti con mappature diverse dei tasti per rendere più comoda la sessione di gioco. Puoi bloccare il refresh solo per alcuni giochi. Addirittura Asus nel catalogo dei giochi li ha differenziati in base al refresh massimo che possono supportare. Cioè si capisce che è uno smartphone davvero pensato bene, e il software che gestisce tutto questo è fatto davvero bene. E in più c'è la modalità X, che ti permette di andare a ridurre ulteriormente le notifiche, che non ti diano noia mentre ti sei a giocare. Puoi registrare le tue sessioni di gioco, okay, decidendo anche cosa mettere in sovrappensione, se vuoi o no gli FPS. Veramente, io non ho trovato nessun punto debole lato gaming su un telefono di questo tipo. Ed è, per farti un esempio, c'è molta più roba rispetto ad un Red Magic, ad esempio. Certo. È uno smartphone che fa anche le foto, ragazzi. Quest'anno Asus ha puntato forse di più rispetto agli anni scorsi per le foto, per i video. Abbiamo un sensore principale che è da 50 megapixel, sì. Abbiamo un'ottica grandangolare che è da 13 mega e abbiamo un sensore da 32 mega per quanto riguarda stabilizzato lo zoom, che è 3x. Video addirittura in 8K, ma ci fermiamo a 4K a 60. Ecco, questo dettaglio, oltre ad avere l'anteriore a 32 mega, è migliorata Asus? Molto. Fai conto che innanzitutto il sensore è lo stesso che abbiamo visto su OnePlus 11 e l'Oppo Reno 10 Pro. Quindi un buon sensore, non è un sensore di fascia altissima, ma comunque un sensore di fascia alta. A me è piaciuto molto l'equilibrio delle foto di giorno, perché il dettaglio è veramente ottimo. Diciamo, la sera sembra faticare un pochino, ma lì alla fine è tutta questione di algoritmi. Quindi non è niente che Asus non possa migliorare con un aggiornamento, quindi di sera le foto tendono un po' a impastarsi. E non ci sono tante funzioni creative, diciamo. La base. Sì, c'è quello che serve, c'è veramente tutto quello che serve, però mancano un po' delle chicche che troviamo sui telefoni magari Honor, Xiaomi, che hanno tante più funzioni. Certo. Appunto, ora, tutto si può riprodurre semplicemente con i parametri di scatto, però quanti di noi hanno voglia di sbattersi in questo senso? Se devo dire una cosa che mi è piaciuta, la stabilizzazione nei video. Ha un gimbal a 6 assi che funziona veramente bene. È meglio in 4K, perché in 8K non c'è la stabilizzazione, no. Sono tremolanti. Quindi 4K e 1080 ancora meglio. Sono dei video veramente ottimi. Una cosa non mi è piaciuta, i video della fotocamera anteriore si fermano al Full HD. Secondo me si poteva fare qualcosa di più. Come Xiaomi, insomma. Come esatto, Xiaomi. Esatto. Per quanto riguarda il prezzo, ragazzi, non è un prezzo popolare. Stiamo parlando di un prodotto top di gamma, appunto dedicato ai giocatori, ma dedicato soprattutto a un pubblico molto, molto sofisticato. 1199 euro nella variante che vi dicevamo prima, la 512 giga, 16 di RAM, che per me basta bene. Sì, per assolutamente. Si arriva a 1499 sul sito ufficiale, la versione che abbiamo in testa noi, quindi 1 tera, 24 GB di memoria RAM. Tra l'altro avevo visto su Amazon, se riesco ve lo rimetto anche in descrizione, forse era un errore perché avevo trovato una 256 a 1099, Flavio mi diceva che la versione non Pro. Sì, la versione fra virgolette base, comunque 12256, diciamo che nel 90% dei casi possono bastare. Cambia qualcosa, non è proprio lo stesso telefono. Manca ad esempio la certificazione IP68 che c'è nel Pro. Ecco, una cosa, è il primo ROG così a memoria che è certificato. Sì, a memoria, sì. Questa è una cosa che era stata richiesta a gran voce agli utenti. Avevano chiesto gli utenti l'IP68 e la ricarica wireless. Asus l'ha messa tutte e due, quindi vuol dire che qualche volta ci ascoltano queste aziende.
Comunque, vi attendiamo qua sotto in box dei commenti, almeno vogliamo sapere cosa ne pensate di questo smartphone, prezzo giusto, prezzo non giusto, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. Se l'avete acquistato, fatecelo sapere. E anche per quest'oggi dal Guerz e da Flavio è tutto, ragazzi. Ci vediamo prossimamente per un nuovo video e vi aspettiamo sabato 3 febbraio, ore 11, Media World di Milano Certosa. Mi raccomando, bottega Xiaomi. Ciao a tutti!